Ciao, sono felice di presentarvi il nuovo gioco della Games Workshop, Horus Heresy. Ve lo presentiamo in anteprima, una settimana prima dell'uscita ufficiale, che è il 14 di novembre. È il nuovo gioco da tavolo basato su Warhammer 30.000, dove potrete affrontare una serie di scenari il cui background è quello di una guerra civile degli Ultramarines contro i World Bearers. Voglio ricordarvi che prima di incominciare a farvi l'unboxing, quindi aprirvi e presentarvi il contenuto della scatola, anche che se verrete in negozio e questa settimana la sfrutterete per preordinare il gioco da tavolo, avrete innanzitutto uno sconto riservato, oltre una serie di gadget che sono questi, vi faccio vedere. Quindi abbiamo i bracciali Pax Imperialis Ultramar, Pax Imperialis Azzurro e dei World Bearers, oltre ovviamente le spillette che ho qua. Inoltre questa settimana ricordate che è in uscita il White Dwarf, che vi spiegherà tutto quanto quello che riguarda appunto Horus Heresy, oltre al fatto che potrete avere in esclusiva una spilla per gli Ultramarines, che spero si veda. Bene, immagino che sarete curiosi di vedere il contenuto della scatola. Allora, innanzitutto la scatola, dal prezzo al pubblico di 125 euro, ha un contenuto di 38 miniature in plastica. Le miniature sono state scolpite e ideate dalla Forge World, quindi se vorreste acquistare le stesse miniature presso il sito della Forge World, spendereste almeno 500 euro. La scatola è molto resistente, ha effettivamente un cartone molto forte. Questo non è cosa da poco, perché poi nel tempo avere delle scatole che tendono a rovinarsi, a piegarsi, non è cosa bella. Vi faccio vedere il retro, dove appunto si vede un piccolo scenario, una sezione di gioco. Bene, apriamo. Allora, subito troviamo all'interno una guida per assemblare le miniature e il regolamento di gioco. Il regolamento di gioco, come vedete, non è eccessivamente grande, quindi anche il gioco quindi ha delle regole semplici, facili, e potrete giocare direttamente una volta assemblate le miniature. Vediamo un attimino magari l'introduzione del gioco di Horus Heresy. Cosa ci dice? Horus Heresy è un gioco di combattimento in tunnel claustrofobici tra due forze di Space Marines, guerrieri sovrumani creati dall'imperatore per conquistare la galassia. Ambientato durante il periodo di tradimento e confusione del 31° millennio, il gioco presenta sei scenari in cui i giocatori assumono il comando dei Nomadi Ultramarines o degli Infiniti World Bearers. La storia narrata da questi scenari è solo una piccola parte degli eventi avvenuti durante la crociata eretica del Signore della Guerra Horus, come spiegato in dettaglio più avanti in questo libro. Andiamo avanti e vediamo, cioè una sezione che spiega le miniature. Ci sono i Legion Veterans, che sono appunto tutte queste miniature. Poi abbiamo i Captain Eaton, che si vede, che Captain è questo. Poi abbiamo, oltre a Captain Eaton, Curta Sid, che è questo. I Catafratti Terminator, quelli con armatura, che sono tutti questi qui, e poi abbiamo Sorgarax il Toro, che è questo. Bene, riprendiamo il nostro unboxing. Eccoci qui, apriamo la nostra scatola, troviamo appunto di sprue. Diamo un'occhiata. Allora, innanzitutto il regolamento all'interno, la guida, scusate, per l'assemblaggio è molto molto chiara.
In ogni sezione potrete trovare i numeri corrispondenti sui vari sprue. In effetti, avvicinando gli sprue, però vediamo se si riescono a vedere, dovresti incontrare dei numeri. Mettiamo a fuoco. Sono tutti numerati e quindi è molto facile da assemblare. Sarà sufficiente prendere la miniatura e assemblarla utilizzando i numeri. Poi la seconda parte del regolamento ci fa vedere, ci illustra la plancia che andiamo a vedere. Quindi spostiamo i nostri sprue, che sono tantissimi, vi ricordo sono 38 miniature, sono. Quindi ve lo alzo un po' per far vedere, da cui appunto ecco qui il toro, lo sprue del toro, è ricchissima come scatola. Vediamo le plance. Allora, le plance degli scenari sono questi. Sono delle plance reversibili. Totalmente. Con cui andremo a costruire i nostri scenari. Ogni scenario avrà in descrizione quale plancia dovremo utilizzare. Inoltre, all'interno della scatola troviamo questo mazzo di carte. Il mazzo di carte non è altro che sono carte riepilogative per ogni tipo di squadra o personaggio. Leggo proprio dal regolamento, che forniscono informazioni riguardo a come le varie miniature contengono Indeorus Heresy e vengono utilizzate al loro equipaggiamento, alle loro caratteristiche e a qualunque abilità speciale che possono usare. Quindi l'apriamo. Ne prendiamo una, due. Queste le teniamo da parte. Eccoli qua. Queste sono tutte le carte relative, per esempio, alla Legion Terminator Squad. Con tutte le caratteristiche. Dietro abbiamo la composizione della squadra e le opzioni di equipaggiamento. Poi cosa troviamo? Troviamo all'interno le carte comando, che sono queste, che permettono ai giocatori di usare tattiche e stratagemmi che rappresentano le dottrine di combattimento tipico dei World Bearers e degli Ultramarines. Queste poi saranno carte che verranno, appunto, come dice il regolamento, pescate dal mazzo, che il giocatore va a pescare dal mazzo per formare poi la sua mano, dalla quale può giocarle utilizzando ovviamente le regole, che adesso non entriamo nel dettaglio perché siamo in una fase di unboxing. Magari poi successivamente vedremo anche, una volta che avremo assemblato e dipinto le miniature, anche noi magari farvi vedere un piccolo tutorial su come si gioca a Horus Heresy. Proseguiamo. Sulle plance, prima vi ho fatto vedere, in realtà ci sono anche altri elementi, tra cui ci sono le barriere, che sono queste, che poi vediamo se riusciamo a farle vedere, sono queste qui in basso, così, queste, che vengono utilizzate durante il gioco. Poi abbiamo i segnalini stendardo, che sono questi due, 1 e 1-2. Poi abbiamo i segnalini tattici, che sono, li ricerco, questi qua. Prendo questi chiari che si vedono di più. Questi sono i segnalini tattici. Quindi sulle plance troviamo tutto questo. Troviamo quindi le barriere, i segnalini tattici. Abbiamo trovato anche le barriere. Ci sono illustrate anche le porte blindate. Ci sono. Inoltre all'interno abbiamo, ovviamente non potevamo mancare, le decal, per poter personalizzare tutte le nostre miniature. Tra i componenti, oltre appunto le carte riepilogative, abbiamo anche i dadi, che ovviamente non potevano mancare. Sulle facce dei dadi troviamo la faccia colpo, che è questa rotonda, la faccia
colpo critico. E la faccia scudo, perché ovviamente durante i combattimenti saranno necessarie anche ovviamente i lanci di dadi. Bene, proseguiamo. Una parte fondamentale del regolamento sono sicuramente gli scenari, perché questo gioco si basa proprio su questi. Gli scenari all'interno della scatola sono 6. Nulla toglie che poi ovviamente i giocatori se ne possano inventare delle nuove, aggiungendo anche nuovi quadranti, nuove scatole di gioco. Potete giocarli in sequenza, quindi nella modalità campagna, oppure scegliere di giocarli in modo casuale e scegliere quella che vi piace di più e ripeterla, magari anche scambiandosi semplicemente le forze. Vi leggo soltanto la parte del giocare una campagna. Per un'esperienza il più gratificante possibile, consigliamo di giocare tutti i 6 scenari nel corso di una campagna, con ogni giocatore che controlla la stessa forza per tutta la sua durata. Se scegli di farlo, il giocatore che vince lo scenario 6 sarà il vincitore della campagna, ma gli scenari precedenti avranno un peso su questa vittoria. Ovviamente qui poi spiega qual è il sistema di punteggio per determinare poi chi ha vinto, ma questo è poco importante e lo scoprirete. Il regolamento prosegue con gli scenari. Lo scenario 1 si chiama l'Ira di Veridia, dove praticamente gli Space Marine devono correre dentro, ci sono queste porte blindate che si chiudono e devono arrivare oltre questa porta blindata prima che appunto finisca la partita. Vince sostanzialmente chi riesce a portare più Marines oltre questa porta. Poi abbiamo lo scenario Inondate le cripte, che però non vi racconto per non togliere il gusto, Pugnali nel buio, Il labirinto. Scenario 5, Sisma bellico, e per finire Nell'abisso. Il regolamento poi prosegue con tutta una sezione molto bella di background, dove vi spiegherà e vi darà ulteriori informazioni appunto sul mondo di Horus Heresy. Ovviamente il regolamento è sempre qualità Games Workshop, quindi totalmente a colori, le pagine come avete visto sono completamente patinate, e quindi vi ricordo, il gioco verrà messo in vendita il 14 novembre 2015. Per chi preordinerà il gioco c'è tutta una serie di gadget. Consiglio di venire in negozio o almeno di chiamarci per prenotarlo, perché le copie sono a tiratura limitata fino ad esaurimento scorte, e inoltre riserveremo anche uno sconto a tutti coloro che lo preordineranno prima del 14-11. Dopo tale data non saremo più in grado di garantire tale sconto. Quindi, come dice il cartello dietro di noi, non perdetelo, ordina la tua copia, vi aspettiamo numerosi. Già comunque in questi giorni abbiamo già ricevuto molte prenotazioni e sicuramente sarà un gioco di successo. Ciao e ci vediamo il 14 novembre in negozio.